Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conoscevano per i miei racconti di viaggio. In questo momento mi trovo in Bulgaria, sono diciamo in una città verso l'interno e mi trovo seduto in un bar ristorante che secondo i canoni tradizionali questo è veramente un posto fighissimo, un posto sicuramente il posto più in del luogo. Il locale è molto bello, di sera, ho già visto ieri, c'era tanta bella gente e hanno un menù strepitoso, c'è veramente di tutto nel menù. Allora ho deciso di venire qua anche per trovare un po' di pietanze con l'intento poi di farvele vedere a voi e descrivervi quelli che sono i sapori della Bulgaria. Prima di chiudere con questo clip introduttivo voglio dilagare un attimino su un aspetto molto interessante. In Bulgaria tantissimi parlano russo, oggi è tutto il giorno che mi imbatto in persone che parlano russo e comunque sia il bulgaro, essendo una lingua slava, per chi conosce il russo è una lingua abbastanza comprensibile. Un'altra cosa molto interessante è che qua in Bulgaria la gente non è riluttante a parlare in russo come invece avviene di frequente nei paesi baltici. I paesi baltici probabilmente il russo lo sanno molto meglio che in Bulgaria, però capita proprio spessissimo che l'interlocutore fa finta di non sapere il russo oppure ti parla in inglese. Qui vedo che sono molto più orientati rispetto al russo che in altri paesi che ho visitato. Per chi sa il russo qui comunque si troverà proprio a proprio agio, perché la gente conversa molto volentieri e il posto è proprio molto bello. Guarda, su tantissimi aspetti mi sembra di stare in Russia, però non la Russia tutta scatafascio che ho conosciuto nei miei viaggi, ma qui diciamo una Russia molto, diciamo, è una Russia evoluta, diciamo, se la possiamo definire con questo aggettivo. Anche gli stessi edifici, come sono stati concepiti, è vero che anche qua c'è stata l'epoca sovietica, però mi dà una parvenza di essere messa molto meglio, soprattutto a livello di qualità nelle cose. Cioè si vede che gli slavi di questo posto, gli slavi della Bulgaria, sono gli slavi evoluti, se così lo possiamo definire. Ok, ci sentiamo con il prossimo clip, non appena mi portano le pietanze. Io ho già dato un'occhiata al menù, le pietanze sono tutte molto prelibate. A dire la verità io qui ordinerei di tutto. Ok, ci sentiamo a presto.